Grazie a tutti. Siamo qui un pochettino per fare il punto e illustrare quelli che sono stati gli ultimi eventi per quanto riguarda il decreto sulle emergenze ambientali. Noi ricordiamo benissimo quando il Presidente del Consiglio Letta ha detto che non avrebbero fatto ricorso sistematicamente alla fiducia e infatti si è visto oggi. Alla prima occasione utile sul discutere un attimino il merito e il contenuto del decreto si è subito messa la fiducia. Nonostante, come avevo già anticipato ieri, qualche giorno fa avevamo parlato con qualcuno del PD per poter far approvare 4-5 emendamenti condivisi, che già in commissione sia gli esponenti del PD che del PDL ritenevano essere di buon senso e che si potevano approvare, ma nonostante ciò ci è stato detto no, non possiamo, altrimenti in aula non stiamo in piedi. Poi oggi in Capigruppo c'era stato un confronto che portava, e poi il vicepresidente Alessio Villarosa vi darà maggiori dettagli, portava comunque ad abolire una serie di porcate che erano state inserite durante la discussione al Senato. Poi è accaduto che neanche quelle porcate sono state eliminate, o meglio, nessuna delle nostre proposte veniva accettata dal punto di vista di stralciare alcune di queste nefandezze. Finché siamo arrivati ad oggi, e ci siamo sentiti dire dal Ministro dei Rapporti con il Parlamento Franceschini che alla fine la colpa è nostra, e mettendo in mezzo quella che è la vicenda dei terremotati. Ecco, secondo me e secondo noi del Movimento 5 Stelle questo è abbastanza meschino come atteggiamento, perché prima presentano un decreto qua alla Camera dopo che è stata violata la regola dei 30 giorni del Senato e 30 giorni della Camera. In più, il decreto contiene dei provvedimenti fra di loro che sono totalmente disomogenei, cioè hanno fatto un pastone di qualunque cosa e quindi questo già non rispecchia quello che dovrebbe essere un decreto, e soprattutto ha messo delle cose che di urgenza non hanno niente. Abbiamo dovuto ricordare pure in italiano cosa significa urgenza, e questo l'abbiamo fatto ieri in aula con la collega Giulia Grillo. Cioè, arrivare a questo punto, secondo noi, è veramente deplorevole. Sarebbe bastato oggi da parte del governo dire: signori, siamo arrivati a questo punto, ma la colpa è nostra, abbiamo sbagliato. Mentre invece il governo non ha dimostrato né un minimo di umiltà, né un minimo di correttezza, anche le forze di maggioranza. Perché quello che è stato detto fra ieri e oggi è stato costantemente tradito. Finché ovviamente siamo arrivati al punto di dire: vabbè, ma se tanto alla fine voi non fate passare nessuno delle nostre proposte, neanche una, è assolutamente una presa in giro. È ancora peggio questo ricatto morale sui terremotati, che è assolutamente una falsità, in quanto fra i nostri emendamenti ce n'era uno che prevedeva di dare dei contributi, dei soldi ai terremotati dell'Abruzzo, tanto per fare un esempio, aumentando la tassazione sulle rendite finanziarie. Argomento che in campagna elettorale questi soggetti politici avevano sbandierato. Allora noi chiediamo: ma questo è serietà? Queste sono persone responsabili che dicono una cosa e dopo qualche ora cambiano subito idea? Passo la parola ad Alessio Villarosa che vi illustra meglio tutto quello che è successo in questi ultimi 24 ore. Buonasera a tutti. No, intanto, giusto per precisare che ci è stato più volte detto che nessuno dei partecipanti a questo governo avrebbe utilizzato, così come in questi 20 anni, perché anche loro stessi ci hanno detto che in questi 20 anni vi è stato un abuso, è convenuta con noi anche la Presidente della Camera stamattina in Capigruppo, e noi già a 3 mesi dall'inizio di questa legislatura ci siamo trovati un decreto legge sui debiti della pubblica amministrazione, un altro sull'IMU, ora ci troviamo questo sulle emergenze e a breve ci troveremo un decreto del fare. Quindi già partiamo con questi presupposti. Fatto sta che
questo veramente delle emergenze non potevamo farlo passare, perché si continua a utilizzare la tattica di temi sensibili come quelli del terremoto per poi inserire all'interno provvedimenti che non c'entrano assolutamente niente col tema del decreto. Quindi tattiche parlamentari, quelle famose tattiche parlamentari che ho ribadito in aula al ministro Franceschini, che si è permesso di dire che noi utilizziamo le tattiche parlamentari. Vi spiego com'è andata stamattina, anzi partendo da ieri sera. Ieri sera eravamo arrivati a un mezzo accordo, stavamo valutando la possibilità di discutere su questi 4-5 emendamenti per noi fondamentali, e allora abbiamo deciso di organizzare una capigruppo per stamattina. Nella capigruppo di questa mattina abbiamo convenuto che, vista la posizione nostra ragionevole, quindi condivisa da tutti, ci saremmo riuniti col comitato dei 9 e avremmo addirittura stamattina in capigruppo si è parlato di ritornare al testo originario, quindi eliminare tutti gli emendamenti fatti dal Senato. Noi abbiamo detto non c'è bisogno di ritornare al testo originario, vediamo di abrogare qualche emendamento condiviso e allora possiamo discutere. Siamo andati nel comitato dei 9 e alla fine sono state presentate tre proposte di abrogazione, non le abbiamo chieste, non le abbiamo scelte noi, ci sono state presentate, pur condivisibili, noi ne abbiamo chieste altre due, ci sono state rifiutate, ne abbiamo chiesta una, l'emendamento sono il 7 ter e il 7 quater, argomenti assolutamente completamente differenti dal testo del decreto. Il 7 quater e il 7 ter no, non va bene, va bene, allora andiamo sul 7 ter, il 7 ter non va bene. L'argomento è il TAV, il cofinanziamento dei fondi TAV e il terzo valico di Giovi. Alla fine abbiamo detto va bene, il 7 ter ci accontentiamo solo dell'emendamento che abroga il terzo valico di Giovi. Neanche questo. Cioè questo governo usa tattiche parlamentari e utilizza questi temi caldi per svegliare l'opinione pubblica, per metterla contro chi si mette contro un decreto del genere. Attenzione che noi, il ministro Franceschini si è permesso di dire che noi siamo contro i terremotati, attenzione, noi abbiamo presentato degli emendamenti in questi tre mesi a favore dei terremotati, noi abbiamo destinato oltre 400.000 euro a favore dei terremotati, i terremotati lo sanno, quindi è inutile che i ministri vadano a dire in giro determinate cose, perché i terremotati lo sanno che non è così. Un'altra questione, dopo il comitato dei 9 siamo andati in capigruppo, visto che non si era trovata una condivisione, in capigruppo è stata chiesta subito la fiducia, immediatamente, è stata chiesta da altre forze politiche. Franceschini ha subito messo sul tavolo la questione della fiducia, quindi c'era un reale interesse di venire incontro all'opposizione, a un'opposizione che ha tutto il diritto di esprimersi, perché se un'opposizione non ha il diritto di esprimersi non ha senso che stia qui, questa è una cosa fondamentale. In più il comitato legislativo, ora vi spiegherà Giulia, aveva già scoperto che c'erano delle pregiudiziali di incostituzionalità in questo decreto, cioè è un decreto veramente assurdo. Giulia, puoi spiegare per favore? Sì. Buonasera a tutti. Allora, c'è una ampia e dettagliata relazione redatta dal Comitato per la legislazione, che è appunto quel comitato in cui sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari e all'interno del quale si trovano anche dei tecnici giuristi, che ha proprio la funzione di esaminare la congruità del testo normativo per vedere se quello che è scritto all'interno di questo testo corrisponde naturalmente alle norme di legge, se tutti gli elementi fra di loro sono congrui. Allora, ci sono subito due elementi macroscopici che saltano all'attenzione leggendo la relazione del Comitato di legislazione. Innanzitutto la legge di conversione, quindi il disegno di legge, contiene al suo interno dei commi, 14 commi, che non erano presenti nel decreto legge. La Corte Costituzionale a maggio 2012 in una sentenza ha detto che questo non è possibile farlo, cioè non è possibile introdurre elementi nuovi quando converto un decreto legge, perché
perché lo snaturo, perché lo cambio, perché il decreto legge nasceva con quelle finalità e con quelle stesse finalità deve essere convertito in legge. Se io gli infilo dentro degli elementi che non erano quelli primitivi, lo trasformo, è come se io stessi facendo una nuova legge, però di fatto faccio saltare alla legge il normale iter parlamentare di tutte le leggi, anche di quelle di natura governativa. Primo errore. Il secondo errore, che corrisponde sempre a una sentenza della Corte Costituzionale 22 maggio 2012, è che non possono essere inseriti, per lo stesso motivo che abbiamo appena detto, all'interno della legge di conversione del decreto legge, elementi che non sono stati indicati espressamente nel titolo del decreto legge. Cioè, se io ho un titolo dove indico degli elementi, non posso aggiungerne altri che siano diversi da quelli del titolo, sempre per lo stesso motivo, cioè l'emergenzialità, la caratteristica di emergenza con cui viene fatto un decreto legge deve essere conservata nella sua forma e nei suoi contenuti. Quindi il Comitato per la Legislazione ha detto attenzione che questa legge di conversione è fatta male, anche secondo le recenti asserzioni della Corte Costituzionale. Non solo, ci sono tantissimi elementi macroscopici cattivi, di cattiva norma all'interno di questa legge di conversione, ma c'è anche un'anomalia procedurale. Perché? Perché tutte le leggi di conversione, quando passano da una Camera all'altra, devono essere accompagnate da due relazioni che garantiscono l'adeguatezza della norma, cioè che la norma sia stata prodotta bene secondo tutti i criteri. Io sono un medico, faccio l'esempio, un medicinale deve essere prodotto secondo una serie di caratteristiche, quindi la relazione deve accompagnare, deve dimostrare che quelle caratteristiche ci sono. Ebbene, questa legge di conversione è arrivata dal Senato alla Camera priva delle relazioni che avrebbero garantito l'adeguatezza del testo. Difatti il testo che viene prodotto è un testo che mi viene di descrivere con una sola parola, cioè obbrobrioso. C'è per esempio un conflitto di norme tra di loro, cioè norme di rango inferiore, non so, mi esprimo un po' più tecnicamente, penso comunque che potete capire, norme di rango un po' inferiore che vanno a sovrastare norme di rango inferiore, addirittura mettono in evidenza che è stata riesumata una norma che era stata abrogata. Infatti nelle conclusioni il Comitato per la Legislazione dai consigli, giustamente, come giusto che sia, tra questi dice pure levate quella parte che riassume una norma che non c'è più, perché non si può fare proprio tecnicamente. Guardate, io dell'aspetto politico vi hanno detto, io vi dico di un aspetto tecnico, avranno difficoltà ad attuare questo decreto, avranno serie difficoltà, addirittura c'è un punto dove dicono che fa riferimento ad un aspetto normativo sconosciuto, cioè sconosciuto, non si sa a quale aspetto normativo si riferiscano. Poi, sì, dimmi. Sì, 13 giugno 2013, la relazione. Io mi piace sottolineare una frase, sono 9 pagine, comunque leggetevele perché sono veramente interessanti. La frase che mi fa più impressione è questa: il provvedimento reca disposizioni che contengono richiami normativi generici, erronei e imprecisi. Non l'abbiamo fatta noi questa legge di conversione, eh? Non l'abbiamo fatta noi la legge di conversione, perché se l'avessimo fatta noi i grillini erano impreparati, però questa l'ha fatta il governo, l'hanno cambiata al Senato, quindi non sono i grillini che sono impreparati. Adesso il contenuto di quanto c'è nella relazione del Comitato di Legislazione era stato ripreso dai nostri emendamenti, ok? Quindi nei nostri emendamenti, oltre ad emendamenti che sono, va bene, più politici, però c'erano degli emendamenti che erano tecnici, cioè degli emendamenti che andavano a sistemare, che andavano a pulire la norma, a renderla una norma applicabile, facile, perché poi sono sicura, credetemi, che avranno serie difficoltà, quindi ragionevole sarebbe stato da parte della maggioranza, ok, non voler accettare gli emendamenti più politici, però perlomeno gli emendamenti che erano oggettivi, cioè gli emendamenti che riprendevano il risultato di una relazione di un comitato che rappresenta tutta la compagine parlamentare, non erano degli emendamenti di parte, no, degli emendamenti che anche loro avrebbero dovuto, quando una persona vuole raggiungere un buon risultato e quindi produrre una buona norma, loro stessi avrebbero dovuto decidere, rendersi conto e decidere, ok, almeno prendiamo questi emendamenti, che poi l'emendamento più importante è innanzitutto cambiare, elevare i commi che sono stati introdotti, quindi attenersi perlomeno all'aspetto di costituzionalità, perché poi viene anche il dubbio a questo punto che ci siano elementi di incostituzionalità in questo decreto legge. Guardate, ci sono degli errori marchiani, quindi noi ci siamo opposti veramente perché c'è
un atto di intelligenza e di onestà intellettuale. Non si può pensare di produrre una norma che tu già sai, e te lo hanno detto, te lo hanno scritto 9 pagine tremende, assurde, che se la leggete vi spaventate, e noi cosa dovevamo fare? Devo dire no, che bello questo decreto legge, approviamolo, perfetto, verrà approvato perché naturalmente verrà data la fiducia e la daranno, però poi avranno grossi problemi da risolvere, poi se la dovranno vedere delle belle per attuare questo decreto. Posso? Velocemente, voglio dire solo 2 parole. Rispetto a quello che ci eravamo detti ieri e anche le ipotesi ottimistiche di stamattina che facevano sembrare che questa maggioranza bulgara anche si fosse aperta alle istanze del Movimento 5 Stelle, c'è da dire una cosa, che poi non erano solo istanze del Movimento 5 Stelle, chi aveva presentato emendamenti erano le opposizioni in generale. C'è da dire una cosa. Quando Franceschini è intervenuto in aula oggi ha detto ma come, 3 delle proposte del relatore erano condivise, 2 su 3 dal Movimento 5 Stelle. Io credo che quelle erano condivise da chiunque, perché quelle erano vergognose. Mettere in un decreto di questioni ambientali le camere di commercio estere, per esempio, è vergognoso, non è condivisibile. Quindi, fatto salvo questo, che resterà nel decreto, ed è vergognoso che si utilizzino i decreti in questo modo, quando poi ci siamo permessi di entrare nel merito del decreto legge, come hanno già spiegato i miei colleghi, lì si sono alzati gli scudi e quelle false aperture che ci danno sempre più ragione di una scelta che abbiamo preso tante settimane, diversi mesi fa, rispetto a queste forze politiche. Detto questo, ieri e oggi c'è stato un assaggio di quello che farà il Movimento 5 Stelle in Parlamento. Cercherà di fare 2 cose che molto spesso dovrebbero fare altre cariche dello Stato. Uno è garantire che venga rispettata la Costituzione, le sentenze e i pareri della Corte Costituzionale. E secondo, che venga rispettato il ruolo del Parlamento. Cioè cercheremo di fare in modo che il voto degli italiani a circa 1000 parlamentari non sia andato perso, perché se pensano che il Parlamento è semplicemente un corridoio in cui passano i decreti legge e supinamente li dobbiamo notificare, ratificare, come volete, beh, se questo dobbiamo fare qui dentro, io propongo una cosa, il voto da casa. Non c'è bisogno neanche di tenerla in piedi, il Parlamento o l'Aula. È inutile spendiamo milioni di euro, 1,3 miliardi all'anno per far funzionare la Camera dei Deputati e quasi lo stesso al Senato, nonostante siano quasi la metà, e alla fine dobbiamo ratificare delle decisioni del Governo. In ultimo, vorrei chiedere al Presidente Letta cosa ne pensa del fatto che lui, all'inizio della sua esperienza, anche abbastanza travagliata, glielo riconosco, abbia detto che non avrebbe utilizzato la leva della fiducia per far passare i provvedimenti. Beh, oggi lui ha utilizzato la leva della fiducia, una leva che ha utilizzato dopo essere stato irresponsabile. Il suo governo è stato irresponsabile, ha tenuto, va bene, non 47 giorni al Senato, ma da quando è entrato in carica, un provvedimento al Senato per poi portarlo qui alla Camera e dire adesso dobbiamo fare presto, lo dobbiamo approvare. Stamattina tutte le forze politiche hanno detto siamo d'accordo, c'è l'impegno che il Senato lo può ricevere domani mattina e quindi approvarlo. Noi avevamo dato disponibilità, chiamiamo il nostro gruppo al Senato e diciamo di non toccare il decreto da gentiluomini, e poi alla fine il tutto si è rivelato una bolla di sapone. Ora, quello che voglio chiedere io al Presidente Napolitano e alla Presidente Boldrini, di nuovo, l'ho fatto già ieri, vogliamo garantire il funzionamento del Parlamento? Vogliamo fare in modo che adesso che si sta mettendo mano ai regolamenti della Camera dei Deputati non si creino le corsie preferenziali per i disegni di legge governativi? Perché se andiamo in questa direzione stiamo già per creare un presidenzialismo di fatto. Guardate, non c'è bisogno delle riforme costituzionali. Qui basta fare le cose sbagliate nei regolamenti parlamentari e creeremo un presidenzialismo di fatto che, con tutto il cuore, mi va di dire,
Se è questa la decisione della maggioranza delle forze politiche, allora abbiate il coraggio di chiuderlo questo Parlamento, perché noi non vogliamo passare il tempo solo a votare mozioni e ordini del giorno. Voi lo sapete come si dice qua, un ordine del giorno non si nega a nessuno. Grazie. Salve. Tenevo a sottolineare che non accetteremo che dietro a decreti che devono andare a aiutare la popolazione si nascondano interessi di pochi, perché si è sempre utilizzato questo strumento. Anche oggi in aula Franceschini vergognosamente ha utilizzato la leva dei terremotati per dire che noi eravamo contro agli aiuti ai terremotati. Noi siamo contro agli aiuti agli amici, non agli aiuti ai terremotati, perché qui sono stati infilati aiuti agli amici, alle grandi opere, ai comuni amici, per farle passare nascoste dietro all'aiuto ai terremotati. È stato fatto un teatrino vergognoso, non siamo abituati a lavorare così. Abbiamo avuto una parola in capigruppo, ci hanno promesso appunto di poter stralciare, tornare alla norma originale. Cioè, lo sottolineo perché è stata negata questa cosa poi in aula. Si doveva tornare alla norma originale, al decreto originale, e poi valutare emendamento per emendamento se erano attinenti all'argomento. Invece è stato fatto un ragionamento completamente diverso che ci ha anche spiazzato all'inizio, perché sono arrivati con una proposta dicendo questi tre emendamenti che anche un bambino avrebbe eliminato perché non c'entravano assolutamente niente all'interno del decreto, questi tre emendamenti siamo disponibili a toglierli, non siamo disponibili a dialogare su altro. Noi abbiamo fatto delle proposte, le abbiamo diminuite, abbiamo cercato di venire incontro perché riteniamo comunque importante che ci siano degli obiettivi da raggiungere per la popolazione. La questione è stata non avere nessuna minima apertura. Adesso voi mi direte le grandi opere, se mi trovate una motivazione per cui le grandi opere, il terzo valico o le opere di compensazione per la TAV siano di emergenza, siano urgenti e siano all'interno di un decreto ambientale. Questa me la possono raccontare come vogliono, non ci crediamo, non siamo fessi, non ci facciamo fregare. Qui c'erano all'interno interessi, questi interessi siamo andati a toccarli, quando abbiamo toccato gli interessi tutto si è bloccato e hanno messo la fiducia. Non volevano arrivare alla fiducia perché sapevano che comunque la fiducia era accettata difficilmente dal PDL, visto che è un decreto che arriva dal governo Monti, e quindi li avremmo messi in difficoltà. Il nostro obiettivo non era metterli in difficoltà, il nostro obiettivo era ottenere qualcosa per la popolazione e stralciare degli obiettivi che non c'entravano niente con questo decreto. Non abbiamo detto che non eravamo disponibili in un prossimo decreto o in un prossimo progetto di ridiscuterli, avendo la possibilità di modificarli e intervenire con degli emendamenti. Abbiamo solamente detto che non era questo il modo e non era questo l'obiettivo di questo decreto. E a questo gioco, a fare il teatrino della politica e a prendersi in giro, non ci stiamo. Sì, concludo velocissimamente dicendo che, appunto, come diceva Giulia Grillo, la relazione di cui ho parlato è del 13 giugno, quindi della settimana scorsa. In Commissione Ambiente noi diciamo che ci sono i tempi per modificare il decreto già da giovedì e venerdì lo abbiamo ribadito, ma la posizione del Governo è stata sempre quella, o comunque anche della componente di maggioranza in Commissione, che nessun emendamento sarebbe stato accettato. Miracolosamente, ieri c'era la possibilità di modificare il decreto in Senato. Ora, questa è una palese presa in giro. E la nostra posizione, condivisa anche con gli altri, almeno a parole, con gli altri gruppi parlamentari, è che questo governo possa realmente vantarsi la decisione di ridurre la gestione del paese per mezzo di decreti legge, di ridurre la gestione delle emergenze per mezzo dei commissariamenti che vanno in deroga alle normativa vigente, e soprattutto di fare delle norme chiare e comprensibili da tutti. Con questo ulteriore decreto e con la legge di conversione che ne succede, ovviamente non avremo una norma chiara, avremo una norma che prende tantissimi argomenti e che rimbalza da un lato all'altro. Concludo, proprio per non allungare in caso ci dovessero essere delle domande, con una provocazione. Il ministro Franceschini è il ministro dei rapporti con il Parlamento, e allora chiedo: se realmente questo governo non vuole utilizzare lo strumento della fiducia perché ritiene che non sia necessario, potremmo iniziare a ridurre i costi della politica abolendo questo ministero. Grazie. Grazie a tutti.